altro video e altri biscotti. Questa volta andiamo a preparare le rame di Napoli, che sono dei biscotti tipici del periodo dei defunti, che è passato, però secondo me sono adatti anche per il periodo natalizio, dato che sono al cioccolato. Ma vediamo subito come farli. Andiamo a versare farina, zucchero, io utilizzo quello a velo, ma va benissimo anche lo zucchero bianco. Io lo preferisco questo qui a velo perché risulta più impalpabile nei biscotti. Poi scorza d'arancia che va sempre a profumare, deve essere biologica. E ti parlo un po' del rame di Napoli, che nonostante il nome faccia pensare che siano originali di Napoli, sono sicilianissime. Infatti si pensa che sia un omaggio dalla Sicilia alla città di Napoli, per l'appunto, durante il regno delle due Sicilie. Ma l'ipotesi più fondata è che questi biscotti catanesi ricordino delle monete. Cacao amaro, un cucchiaino di ammoniaca per dolci, che serve per mantenerli morbidi per giorni, e non ti deve preoccupare l'odore che fuoriuscirà dal forno, è normale, e poi evaporerà. Un cucchiaino di cannella, che io amo nei biscotti. Chiodi di garofano in polvere, io l'ho così, quindi le vado a macinare. Ecco qui. Come vedi, sono dei biscotti molto speziati. Poi miele. Diamo una mescolatina, così uniamo tutte le polveri ed andiamo ad aggiungere latte e tocchetti di burro. La ricetta originale prevede lo strutto, ma è troppo pesante per i miei gusti, quindi io lo vado a sostituire con quest'ultimo. E come vedi, in questi biscotti non ci sono uova. Da questo punto di vista sono più light, se light li possiamo chiamare. Sono molto facili da preparare. Si tratta solamente di unire gli ingredienti in una ciotola. Adesso andiamo ad impastare con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Se vuoi fare prima, puoi sciogliere anche il burro in modo che si amalgami ancora meglio al composto. Per la farina ti devi regolare anche un pochino tu in base alla consistenza. È logico che non devi più sentire il burro tra le mani. Puoi fare questo lavoro anche in planetaria se vuoi essere più veloce. Io oggi avevo voglia di pasticciare, come si suol dire. Ok, la consistenza che devi ottenere è questa. Adesso andiamo a formare le nostre rame di Napoli. Quindi teglia rivestita di carta forno, preleviamo una noce di impasto, così facciamo delle palline e le adagiamo sulla teglia. Non le fare troppo grandi perché ricordati che c'è l'ammoniaca per dolci che andrà a farle lievitare. Ed inoltre distanziali l'uno dall'altro. Sembrano delle cacchine. Però ti posso assicurare che saranno bellissime e buonissime. Ora poi noi le andremo a glassare e a decorare. Le rame di Napoli si possono glassare anche con il pistacchio. Io andrò di cioccolato fondente e poi granella. Ok, a me ne sono venuti 22. Adesso lo andiamo a cuocere nel forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. Visto come si sono ingranditi, adesso le andiamo a cospargere di marmellata di arancia oppure marmellata di albicocche, ma nascono con quella all'arancia. Ho fuso il cioccolato con il burro e ci vado a tuffare letteralmente la mia rama di Napoli. Ecco qui. E vado a decorare subito con granella di pistacchi. E continuo così fino ad esaurire tutti i biscotti. Guarda che belli che sono venuti, sembrano dei bignè al cioccolato. Adesso andiamo ad aprirne uno. Lo faccio con il coltello e non con le mani perché ancora la glassa non è del tutto asciutta. Ma io, siccome non voglio aspettare, vado ad aprirlo. Ed eccolo qui. Meraviglioso, non trovi? Se la ricetta ti è piaciuta, iscriviti, regalami un like e condividila su tutti i tuoi social.